Una nozione politica che detta l'interpretazione della storia è inaccettabile in sé, questo è il mio giudizio, quell'altro che scrivendo, ed ancora più inaccettabile quella interpretazione della storia nel suo asse centrale, con il nesso esclusivo che crea fra patto Molotov-Ribbentrop e Seconda Guerra Mondiale. E in questo modo viene illuso un nodo centrale, e cioè l'inerzia colpevole delle democrazie occidentali di fronte alla marcia. Un nodo centrale, questo voglio dire, che non riguarda solo il passato, ci interroga anche sul presente. Quando la guerra è lecita e necessaria per fermare la marcia di conquista di un dittatore? Quando la guerra è giusta, scriveva Roberto Bobbio ai tempi della prima guerra del Golfo? E quella domanda era condivisa da alcuni tra i miei amici e maestri più cari che avevano vissuto in diretta il patto di Monaco, partecipato poi alla resistenza ed erano poco inclini ad accettare il pacifismo assoluto della mia generazione. Ecco, escludere questo nodo, escludere le responsabilità delle democrazie occidentali di fronte al nazismo, di fronte alla marcia del nazismo verso la guerra, non è solo una colossale falsificazione storica, ma ci priva di domande decisive anche per noi. Inoltre, una lettura storica, credo che la lettura che ha fatto Paolo sia chiarissima, una lettura storica imposta sotto forma di mozione è inaccettabile anche perché una mozione è una mozione, cioè è oggetto per sua natura di contrattazione. Sono facilmente riconoscibili, l'aveva mostrato in modo chiarissimo, insomma, le parti volute da paesi ex comunisti, dalla Polonia, ai paesi baltici o all'Ungheria, e anche quelle inserite invece hanno posto per limitare alcune tendenze che sono affiorate in quei paesi, compreso il recupero in funzione anticomunista di collaborazionisti e antisemiti. Ecco, questo è il primo dato da mettere agli atti. Nei suoi aspetti più sbagliati, quella mozione reca il segno non di singoli politici di destra o di correnti di pensiero di destra, ma delle nuove memorie di Stato dei paesi sovranisti, comunisti sovranisti. E da altre parti reca invece il segno opposto del tentativo opposto di altri paesi di limitare quelle tendenze. Anche questo Paolo l'ha messo in evidenza in una maniera straordinaria. Ecco, la mozione rinvia, come è stato detto, la giornata europea di commemorazione delle vittime del nazismo, decisa per la data del 23 agosto. E permettete una parentesi, anche questa scelta è rivelatrice, perché se si vogliono davvero ricordare le vittime dei totalitarismi, del nazismo e dello stalinismo, cosa secondo me giustissima, senza se e senza ma, l'unico mese che andava evitato è proprio agosto, dove non è possibile nessuna iniziativa di commemorazione nelle scuole, nei luoghi pubblici, che non siano forse il papete, insomma. Quella data è stata scelta, vedo come idea unica, la memoria delle vittime del nazismo e dello stalinismo, e come unica bussola la possibilità di mettere insieme nazismo e comunismo. Mi sembra poi che un aspetto, vorrei chiamare l'attenzione sull'aspetto che ha ricordato Paolo, che a me Paolo è sembrato un po' ignorato dal dibattito che c'è stato sulla mozione, almeno dalle cose che sono state uscite sui giornali o che ho visto io, è che questa mozione propone un'altra giornata. Una giornata, una data tra l'altro celebrabile, perché era maggio, dedicata a Vittor Pilecchi. Come ha ricordato lui, Vittor Pilecchi è un eroe della lotta antinazista. Entra ad Auschwitz dall'Italia, quando Auschwitz non è ancora Auschwitz, non si capiva cos'era, fa di tutto, organizza la resistenza, perché c'è, ha dedicato un libro, secondo me, convincente, e poi appunto si oppone al regime comunista polacco e viene mandato a morte. Al di là delle intenzioni di chi ha fatto questa proposta, che secondo me è evidente, sarebbe possibile o giusto opporsi a questa giornata? Ed è possibile negare che il regime comunista polacco abbia perseguitato duramente gli esponenti della resistenza non comunista? Io non rimuoverei questo problema, e ha fatto benissimo Paolo a ricordarlo. Tornando alla mozione del suo insieme, mi sembra che nella discussione vi sia stato un equivoco, nella discussione che c'è stata qui, fra equiparazione e comparazione. Certamente l'equiparazione tra il nazismo e il stalinismo non è fondata neppure quella tra fascismo e nazismo, come noto, ma la comparazione, del tutto legittima se non doverosa, fa parte del lavoro quotidiano dello storico e non occorre neppure scomodare gli studi di Hannah Arendt sul totalitarismo. Ed è del tutto legittimo interrogarsi, non fare polemiche strumentali, interrogarsi sul perché l'esito del comunismo al potere è sempre stato tragico, non solo nella Russia di Stalin e non solo in Europa.
Sullo specifico di quella mozione, che ripeto, mi ha aiutato molto la sintesi di Paolo, io non ho molto da aggiungere. Mi preme molto invece il nodo che emerge, mi preme moltissimo il nodo che emerge chiarissimo sullo sfondo e che non è un'astratta memoria europea, ma il confronto fra le differenti e talora opposte memorie europee. Cioè non si tratta, voglio dire, di evocare una impossibile memoria condivisa, che a mio avviso è un orribile incubo orwelliano, insomma, quella della contraddizione interna, la memoria soggettiva. Si tratta di confrontare e far dialogare le differenti memorie e di incrociare i differenti sguardi per permettere allo sguardo di ognuno di comprendere anche lo sguardo dell'altro e di superare una lettura della storia ancora profondamente segnata dalle appartenenze nazionali. Secondo me questo è il tema centrale oggi, lo è da sempre, ma oggi è molto particolare. Io credo che sottovalutiamo gravemente la riscrittura, gli effetti della riscrittura dei libri di storia imposta nella Ungheria di Orban o nella Polonia di Kaczynski. Una riscrittura nazionalistica, vittimistica, vendicativa, che sottovalutiamo analoghe tendenze dal basso in altri paesi. Ma che Europa possiamo costruire se ai ragazzi viene insegnata questa storia? E cosa facciamo, al di là delle emozioni, cosa facciamo per contrastare queste tendenze, per creare reti di relazione forti e visibili assieme a chi si oppone a queste tendenze dei differenti paesi? Insomma, sono i temi al centro di libri importanti, a partire da quello curato da Focardi Grotto, L'Europa e le sue memorie, che ha come sottotitolo giustamente Politiche e culture del ricordo dopo l'89. Perché il dopo l'89 segna uno spartiacque in questo percorso in cui il dopo centrale è dato dal contrapporsi delle differenti memorie d'Europa e dal peso dell'appartenenza nazionale delle differenti storiografie. Esisteva anche prima della caduta del muro, esisteva anche questo nodo nell'Europa occidentale, diciamo, ma l'89 segna uno spartiacque per molte ragioni. Segna l'inizio di una crisi per molte ragioni. Il primo luogo perché gli è stata dunque ignoranza reciproca, molto banalmente. L'Europa ha vissuto a lungo con le spalle rivolte al muro di Berlino, per dirla con l'ungherese Conrad, che è un oppositore del regime. E Norman Desch, il storico inglese che conoscete, ha detto più volte, insomma, che abbiamo guardato la storia unicamente solo con gli occhi dell'Occidente. E aveva molto colpito, nei domani dell'allargamento del 2004, un lungo intervento di Peter Schneider su Repubblica, in cui diceva: guardate, noi rischiamo di far permanere una cortina di ferro senza comunismo. Cioè, nel senso che io non vedo quel grande dialogo, è caduto il comunismo, ma non vedo quel fervore di dialogo che c'è stato all'indomani del 45 fra gli intellettuali dei paesi che si erano combattuti, italiani, inglesi, francesi, tedeschi e così via. Stiamo attenti che rischiamo di perpetuare una divisione anche senza il comunismo. Ma l'89 è uno spartiacque, soprattutto per quel che riguarda i paesi ex comunisti. Qui la fine delle memorie di Stato, abbiamo sottovalutato anche questo molto a lungo, la fine delle memorie di Stato, se imposte, ha fatto emergere memorie nazionalistiche e intossicate. L'abbiamo visto subito, immediatamente, nelle guerre dell'ex Jugoslavia. L'unico caso che io conosco è in Croazia, dove quelle esplosioni sono state accompagnate, punteggiate, dalla distruzione massiccia, non episodica, massiccia, di monumenti della Resistenza. Quelle guerre erano parse subito alla Hitler, guerre del ricordo, e Caterina del Perdì aggiungeva che erano caratterizzate da seppellire corpi e disseppellire memorie, memorie contrapposte. Quella esplosione lascia immediatamente il mito fondativo della Jugoslavia di Tito, cioè la fratellanza e unità della guerra partigiana, e non è una lacerazione solo sui corpi. La distruzione dei monumenti della resistenza in Croazia è accompagnata dal recupero della memoria ustaci e degli ustaci, nella nuova narrazione nazionale, con Tudman, ma non solo con lui, e la Croazia è entrata da parte dell'Europa, cioè non c'è. Ecco, più in generale, diciamo, all'indomani dell'89, nell'Europa centro-orientale, i regimi comunisti crollati diventano il primo simbolo delle feroce del Novecento, attenuando e facendo scomparire la centralità della Shoah. È questo che sta al fondo di quella nozione, con tutti i tentativi di frenare, questo è il nodo vero che va oltre la nozione, è un problema vero, diffuso. L'ingresso di quei paesi nel 2004 quasi paradossalmente enfatizza
di distanze anziché attuali. Proprio visto nel 2005, l'8 e il 9 maggio, nell'anniversario della fine della guerra, abbiamo due eventi che ci fotografano l'evento. L'8 maggio del Berlino, l'inaugurazione del monumento agli ebrei assassinati in Europa. Senza quella rifondazione profonda della Germania non vi sarebbe stata Europa. Quell'inaugurazione dell'8 maggio del mausoleo degli ebrei assassinati in Europa è la ragione per cui si è potuta costruire Europa. Il giorno dopo la negazione, appunto, Polonia e i paesi baltici non partecipano alle celebrazioni moscovite della fine della guerra, della sconfitta della Germania, perché appunto Lettonia e Estonia dicono che per loro quello non era la fine di un incubo, ma è un infausto inizio, della dominazione sovietica. Una divaricazione lacerante. Il 45 come momento decisivo della liberazione dal nazifascismo o come momento di inizio di nuovi regimi dittatoriali sottomessi all'Unione Sovietica, mentre Putin rispolvera il mito della grande guerra patriota. Molti anni fa, un bel libro, Regime Robert, aveva osservato che in questo modo il paradigma antifascista era definitivamente archiviato. Ma questo in realtà chiama in causa la differente natura di quel paradigma all'ovest e all'est, nelle memorie, nelle culture all'ovest e all'est. Elemento propulsivo di culture democratiche riformatrici a occidente e a oriente invece ideologia e fonte di legittimazione di regimi dittatoriali. Solo ricordando questo è possibile comprendere perché la vittoria sul nazismo possa diventare per alcuni versi anche elementi di divisione, con conseguenze di enorme e devastante rilievo, perché è legittimo che i paesi baltici allontanino i monumenti ai soldati sovietici dai centri della città, ma si va con limite quando i monumenti vengono eretti ai giovani baltici che combatterono contro per la libertà delle file naziste e SS. O quando appunto, di nuovo rimando alla sintesi perfetta che ha fatto Paolo della mozione, insomma alcune frasi sono inserite ad hoc per condannare queste tendenze, la pressione europea è riuscita a limitare un po' queste, a privare di carattere ufficiale e così via, ma e anche favorire l'omaggio di memoria delle vittime ebree del nazismo, anche alcune parti di nazione rimane a questo, ma naturalmente questo non può essere oggetto di contrattazione. E sono rivelatori anche i musei aperti all'indomani della caduta del muro. Io ricordo lo stupendo sconvento quando visitai alla fine degli anni 90 un museo delle vittime del genocidio aperto a Vilnius, tutte le sinagoghe distrutte, la Shoah pesantissima, non c'è cena. Quel museo delle vittime del genocidio è nella sede, ex sede del KGB e parla quasi unicamente delle vittime del regime comunista. E altri esempi, la casa del terrore avuta per due sale, le croci frecciate e il resto, se non quelle, per non parlare, dei molti musei del memoriale delle vittime del comunismo. Insomma, in sostanza, nel più generale riemergere dei nazionalismi di quest'area, la centralità della Shoah progressivamente scompare, sostituita da un antitotalitarismo che ha il suo primo, se non esclusivo bersaglio, dell'oppressione sovietica. Questo si riflette in quella mozione. E questa lacerazione non si presta a aggiustamenti superficiali, impone molto di più. Perché se questo è vero, mi avvio a concludere, se questo è vero, dobbiamo chiederci in primissimo luogo cosa stiamo facendo e cosa possiamo fare per costruire una rete europea di iniziativa culturale che contrasti queste tendenze nell'unico modo possibile, favorendo quel dialogo fra le differenti memorie nazionali che sin qui è largamente mancato. Questo è stato largamente sufficiente, collegandoci, favorendo il collegamento con quanti anche in quei paesi contrastano queste tendenze. E spostando verso questo più ampio scenario delle memorie europee, lo stesso lavoro di formazione degli insegnanti e di aggiornamento della didattica, su cui il PARI fa e la rete fanno da anni, da decenni, un lavoro eccellente. E con questo, tra l'altro, è noto nel libro che Paolo citava, insomma, vengo ancora con Marti, una proposta di calendario civile europeo che permetta di fare i conti, dare un passo nel confronto fra differenti memorie. All'analogia del voto europeo, lo scrittore greco Petros Markaris si è chiesto in quale paese d'Europa si insegna davvero storia europea.
E ha giustamente aggiunto che bisogna cominciare dalla scuola dell'obbligo, non basta i pochissimi giovani per Erasmus. Ecco, io credo che questo sia il grandissimo compito che abbiamo di fronte. E se quella pessima mozione ci aiuta a capire l'urgenza, dovremmo persino essere grati.